Don Pasqualino, il parroco della parrocchia di San Pietro Apostolo. Siamo qui nella sua città per la festa della ciliegia organizzata dalla Proloco locale. Quali sono le sinergie tra le associazioni e la parrocchia? Sì, ci sono molte associazioni qua nella nostra parrocchia di San Pietro Apostolo. In particolare oggi la Proloco di San Pietro Apostolo ha organizzato questa sagra della ciliegia. E noi siamo presenti per sostenere quei cittadini, no, che vogliono portare avanti tante realtà che possono aggregare, rendere quella vita allegra e anche bella da questo punto di vista. Sagra della ciliegia comunque quest'anno è un po' in misura ridotta, perché l'annata delle ciliegie non è andata benissimo. Comunque la presenza c'è e la Proloco ha fatto un buon lavoro, devo dire. Quali le prossime iniziative che vedranno coinvolta la vostra parrocchia? Vabbè, adesso il 20 giugno inizierà la novena della festa di San Pietro Apostolo, che è una festa abbastanza importante per la comunità, secolare anche. Poi a luglio, se il 16 luglio, ci sarà la festa della Madonna del Carmelo, anche questa molto sentita. Queste sono, diciamo, le feste patronali più importanti, ma anche poi a settembre c'è la festa della Lettera, Madonna della Lettera, che è una devozione legata alla Madonna di Messina, ecco. Quanto riguarda il programma della festa di San Pietro Apostolo, il 20 giugno, quindi c'è la novena, dicevo, si celebra la messa ogni sera alle 18, poi ci sarà la processione invece il giorno della festa, il 29 pomeriggio, processione esterna per i via del paese, e poi vabbè, la vigilia ci sarà anche una serata, uno spettacolo esterno che raggrupperà un po' e rallegrerà un po' la gente del paese, semplicemente.